Ora invece siamo qui in compagnia di Amelie. Ciao, buonasera. Buonasera, Ciao, ciao, buonasera a tutti. appunto, benvenuta qui su Radio Beat Music. Come va? Bene, tutto bene, dai, un bel periodo, bello dinamico, per cui direi bene. Beh, parlando un po' velocemente del tuo passato, hai partecipato e vinto diversi premi. Qual è, diciamo, quello che ti è rimasto più nel cuore, se si può dire? Beh, sicuramente il premio Lunezia nel 2012. Perché comunque vabbè, è un premio molto importante, è un premio che ti dà la possibilità di condividere il palco con tanti big della canzone italiana, di esibirti davanti a 5.000 persone a sera, per cui diciamo, è stata una bella emozione, una bella soddisfazione. E poi c'è da dire che il premio Lunezia è un premio che non abbandona, per cui anche durante il corso di questi ultimi anni mi è sempre stato molto accanto, si è sempre interessato di quello che stavo facendo. Sono tornata per esempio nel 2015 come ospite nel cast per il ventennale perché avevo pubblicato appunto l'ultimo album Profumo di Nera, quindi sicuramente è il premio che riporto tutti nel cuore perché tutti sono stati delle belle esperienze, però l'Unezia diciamo sicuramente probabilmente per me è quello che mi ha dato una marcia in più. E invece parlando di oggi, è da poco uscito Dentro una stanza, il tuo nuovo singolo, appunto. Sì, esatto. Ti va di presentarcelo? Sì, allora, Dentro una stanza è un pezzo nato dopo circa un paio di anni sabbatici dall'ultimo album e parla un po' di una rinascita, di una necessità di mettere ordine nella propria coscienza, quindi la stanza rappresenta un po' la coscienza, l'interiorità, però anche allo stesso tempo la stanza fisica dell'infanzia in cui sono cresciuta. E quindi diciamo c'era questa necessità di staccarsi un po' da un passato un po' pesante, di mettere ordine, di liberarsi da un po' di fantasmi e di invece rotolarsi e dondolarsi sempre nella musica, nei dischi. Io cito Lucio Battisti, ma in realtà poi ce ne sono tantissimi che ho ascoltato nella mia vita, che Battisti probabilmente rappresenta un po' per me il simbolo massimo della musica italiana. E quindi è un brano che io ho, diciamo, scritto in un periodo di lavorazione ad un EP di cover anni 80 che uscirà il prossimo autunno. E quindi anche da un punto di vista di arrangiamento inevitabilmente è influenzato da queste sonorità che in realtà poi sono quelle della musica che ho sempre ascoltato fin da bambina, che ho sempre amato. Quindi questa volta, a differenza delle produzioni precedenti, ho proprio voluto far sentire questo mio amore per questo tipo di musica. E allora ti chiedo anche, allora cosa pensi del panorama moderno della musica italiana? Visto questo parallelismo. Allora, la musica italiana secondo me in questo momento sta un po' soffrendo. Perché ci sono tanti canali grossi molto chiusi, per cui si passa o da questo o da quello, se non vai né da una parte né dall'altra devi cercare delle strade alternative che sono naturalmente più lunghe, però secondo me anche più emozionanti e ti danno comunque tanta soddisfazione. E poi devo dirti che secondo me invece la musica italiana, al di là di quello che si sente nei grossi canali, ha tanti artisti interessanti, cioè c'è un sottobosco, c'è un mondo indipendente dove la creatività è molto fiorente, quindi anche andando ai festival di musica indipendente, appunto ai vari premi nazionali di musica autoprodotta, si ascoltano tantissime cose belle. E il peccato è che fanno veramente tanta fatica ad emergere, per cui non arrivano ad un pubblico di massa. Al pubblico di massa arrivano quelle due o tre cose che, ahimè, passano dai canali un po' più grossi, ecco. Eh già, e parlando un attimo ancora del tuo progetto che appunto uscirà il prossimo autunno, ci puoi già dire qualcosa oltre le sonorità appunto anni 80? Allora, sono tutte cover straniere, tranne una che è di un artista italiano, ma in realtà è lingua straniera, lingua inglese, e sono i pezzi che hanno segnato molto la mia infanzia, diciamo così, per cui ci sono pezzi, c'è un pezzo dei Depeche Mode, degli Eight Wonder, Phil Collins, Mike Oldfield, e Raff, e poi c'è anche un pezzo dei Fratelli La Bionda, che sono i padri della disco dance italiana. Ma in realtà io ho ripreso un pezzo che era la sigla
sigla di una trasmissione cinematografica che facevano negli anni 80 su Mediaset, mi pare, e che si intitolava Chuck, e c'era questa sigla che partiva che io adoravo, per cui ho ripreso questo brano e l'ho praticamente riarrangiato completamente, l'ho trasformato in un brano pop, per cui insomma poi in autunno sentirete un po' quello che sto combinando. E per seguire tutte le informazioni comunque ci sono i tuoi social. Sì, io sono attiva su Facebook, c'è la pagina Amelie Music, che è un po' il quartier generale, e poi sono attiva su Instagram, Amelie Music underscore official, e comunque il sito è ameliemusic.it e poi da lì si trovano tutti i collegamenti a queste malignità di social vari. Beh, dai, visto che adesso in conclusione appunto ci ascoltiamo dentro una stanza, ti va proprio tu di farci il lancio radiofonico? Sì, allora, dopo 2 anni di pulizia e di sistemazione della stanza, direi che la stanza adesso è pronta, per cui diciamo, potete entrare tutti che offro l'aperitivo e quindi vi faccio ascoltare dentro la stanza.